Siamo arrivati alla serata finale del festival. Stasera molto tardi perché è bella lunga, scopriremo il vincitore di questa edizione. Ma vorrei chiedermi, ma a noi DJ o produttori cosa ce ne importa di tutto questo? Beh, in realtà la mia opinione può essere sorprendente. Sanremo non è il problema, anzi, io sono dell'idea ci vorrebbe un Sanremo, non dico tutti i mesi, ma quasi. Perché il problema è che c'è solo Sanremo, voglio dire, c'è una manifestazione musicale che è sulla bocca di tutti. Quello che c'è di buono legato a Sanremo è che Sanremo tiene in piedi un'intera industria musicale. Ci sono studi che lavorano, non dico tutto l'anno, ma buona parte dell'anno per fare gli album per Sanremo. I brani in concorso devono essere presentati entro ottobre, poi il festival c'è a febbraio e magari bisogna avere anche l'album pronto. Ora purtroppo ho scoperto per fonti dirette che i budget si sono estremamente limitati anche per gli album che vanno a Sanremo, quindi una cosa veramente terribile per tutto il resto. Però Sanremo richiama tutta una serie di produttori, arrangiatori, direttori d'orchestra per quella determinata manifestazione. In sostanza fa lavorare un sacco di persone, sia per chi va effettivamente a Sanremo e sia chi in qualche modo vorrebbe arrivarci. I critici musicali, se non esistesse Sanremo, potrebbero essere senza lavoro, perché tra il festival prima e dopo ci campano un bel po', altrimenti chi è che li ascolta e perché? Purtroppo, in buona parte dei casi. E così anche le radio, le agenzie, c'è tutta una serie di figure professionali che si muovono per questo festival e che dovrebbero poter avere altre occasioni veramente importanti per potersi misurare e per poter portare della musica in giro. Che sia buono o no, come dire, se ne può discutere per anni, ma ci interessa relativamente in questo caso specifico. Sanremo è una manna dal cielo per l'intera industria musicale italiana. Che poi questo sia male sfruttato è un problema di chi purtroppo ci propina della roba insentibile. Però a questo punto basta rivolgere lo sguardo altrove. Per noi DJ non c'è molto difficile che esca un brano che possa essere ballabile o magari remixabile, uno su un miliardo, soprattutto poi per chi fa altri generi chi se ne frega. Però anche chi ascolta la techno, e lo troviamo spesso a commentare su Facebook questo o quell'altro cantante, quindi è inutile che venga a fare la morale. In sostanza, che piaccia o no, Sanremo c'è ed è un caposaldo della televisione italiana e anche della musica. Ovviamente, se uno non è interessato, cerca di fare il suo lavoro con dignità e di portare la sua buona musica nelle case degli italiani. Continua a seguire i video di Essere DJ Oggi sia su YouTube che su Facebook. Un bel like e alla prossima. E così abbiamo finito anche questa Sanremo Week.